Ciao bella gente, dopo i miei ultimi articoli riguardo la prevenzione degli infortuni nel calcio che ho scritto e pubblicato sul magazine della WTA Fanciulla Training Academy, a seguito degli ultimi eventi che hanno interessato di recente diversi calciatori professionisti di Serie A, ho ricevuto molte richieste di approfondimento da parte di sportivi appassionati che ci seguono sui social, allora ho deciso di organizzare e condividere con voi una bella chiacchierata assieme a due esperti del settore, il dottor Lorenzo Patriarca, fisioterapista ed osteopata operativo a Udine. Ciao Lorenzo e benvenuto e grazie per la tua disponibilità. Grazie a te Emilio, ciao. E dottor Marco Giovannelli, preparatore atletico professionista FIGC, attualmente responsabile della prima squadra dell'Alma Juventus Fano, militante nel gruppo B della Serie C italiana. Ciao Marco, benvenuto e grazie al tuo prezioso contributo. Ciao Emilio, buonasera, buonasera a tutti, grazie. Ringrazio anche la tua società che non solo si è resa molto ben disponibile per la tua partecipazione al video, ma che ne è stata entusiasta a testimonianza del lavoro che stai portando avanti e dei risultati fisici della squadra. Grazie mille. I miei ringraziamenti. Grazie. Grazie mille Emilio, grazie. Grazie veramente a entrambi, so che siete praticamente sempre impegnati a tempo pieno nello svolgimento della vostra professione, quindi è sempre difficile ritagliarsi degli spazi per attività extra come questa. Ma sono sicuro che ne valga la pena e che chi ci segue, vede questo video, lo apprezzerà molto perché il tema che tratteremo è un tema molto sensibile ed attuale. Nei link in descrizione potete trovare i contatti web e social di Marco e Lorenzo. Vi invito a seguirli perché condividono attivamente spesso la loro esperienza quotidiana sul campo in maniera chiara e professionale come possono. Bene! Per cui il tema che analizziamo oggi in questo video è gli infortuni nel calcio da trauma indiretto e stress sovraccarico a carico delle anche e degli arti inferiori, in particolare dell'articolazione del ginocchio. Con i nostri due ospiti vedremo analisi di dati statistici su maggiori campionati europei nella stagione in corso, a cura di Marco, dati derivanti da studi scientifici, Lorenzo, e strategie di prevenzione. Sarà una sorta di brainstorming che mette assieme le competenze di Lorenzo sulla fisioterapia e osteopatia, quelle di preparazione fisica specifica nel mondo del calcio di Marco e dell'allenamento funzionale metodo WTA. Partiamo con una rapida e essenziale introduzione che ci serve per introdurre il delicato tema degli infortuni nello sport in genere, ma in particolare nel calcio. Certamente, quando si parla di atleti agonisti professionisti che competono ai massimi livelli, a prescindere dallo sport in questione, avendo a che fare con persone che si spingono al massimo del proprio potenziale fisico, è da mettere in conto che possano accadere degli infortuni fisici. Questo accade in tutte le discipline sportive, ma certamente quelli che balzano maggiormente alla ribalta nel panorama sportivo italiano sono gli infortuni nel mondo del calcio, specie quelli che interessano calciatori di prima fascia nel panorama professionistico e che li allontana dal calcio giocato per diversi mesi. Okay? Quando accadono infortuni da trauma diretto c'è poco da fare, okay? Ma quando invece siamo in presenza di infortuni da trauma indiretto e da stress sovraccarico, gli addetti ai lavori nel cercare di dare una spiegazione all'alto numero di infortuni di questo genere si dividono in diverse teorie. Alcuni imputano questi infortuni all'elevato numero di partite ravvicinate durante la stagione calcistica, all'esigenza degli staff medici di rimettere in campo il calciatore spesso in maniera prematura, alle condizioni dei campi di allenamento e di gioco, spesso non al meglio, ed altri fattori esterni sui quali non ci può essere un grande controllo e responsabilità né da parte del calciatore né dello staff tecnico. Queste sono sicuramente tutte motivazioni valide, ma noi oggi vogliamo porre l'attenzione su un altro aspetto che riteniamo altrettanto valido, la prevenzione. Lorenzo segue atleti professionisti di vari sport, calciatori inclusi da diversi anni, nell'ambito del recupero post-trauma e post-intervento chirurgico. Tra l'altro lui stesso è atleta agonista di uno sport del quale viene richiesta una grande performance fisica, il triathlon. Marco lavora sul campo con calciatori professionisti sia per l'incremento della performance fisica, okay, e atletica, che per la prevenzione degli infortuni e la riatletizzazione post-trauma.
Inoltre Marco è autore di diversi studi scientifici nel mondo del calcio e nel corso degli ultimi anni della sua carriera professionistica ha raccolto una grande quantità di dati statistici riguardo gli infortuni nel calcio, inclusa la stagione in corso. Per cui abbiamo tutti gli ingredienti ottimali per aprire una bella discussione sul tema e soprattutto cercare di dare delle spiegazioni e dei suggerimenti in base a dati scientifici e applicazioni sul campo reale. Partiamo con Marco che ci farà un report statistico sugli infortuni nel calcio. A te la parola, Marco. Intanto buonasera a tutti e grazie Emilio per l'invito. Ringrazio anche da parte mia la disponibilità della mia società, in qualità del direttore generale Simone Bernardini, del presidente Gabellini e del direttore tecnico MEI, Giovanni, e di tutto lo staff medico che collabora con me quotidianamente, dal fisioterapista Gianluca Cicetti, dall'altro collaboratore Pasquale Materazzo, dal mister Alessandrini e l'intero gruppo di lavoro, e i dottor Sanchioni e Pierboni. Parto alla tua società. Prego, prego. Parto da questo aspetto. Allora, è molto importante chiarire una cosa. L'analisi degli infortuni richiede tempo, richiede tenacia e soprattutto richiede un lavoro quotidiano di anni. Il principale problema che mi sono posto quando ho iniziato la mia professione è stata questa: cercare di ottenere la massima performance dagli atleti riducendo al minimo possibile o quantomeno ridurre il più possibile gli infortuni, quindi trovare delle soluzioni. Sono partito agli inizi della mia carriera lavorando con il FIFA 11 Plus. Quindi ho cercato di vedere cosa la ricerca scientifica potesse portarmi, potesse darmi e soprattutto quali erano le soluzioni migliori. Sono passato a lavorare dal FIFA 11 Plus aggiungendo altri esercizi di core stability, prevenzione, perché comunque parliamo di 15 anni fa, c'erano delle situazioni, delle tematiche del tempo che portavano quello come elemento chiave per ridurre gli infortuni, ma soprattutto aiutare e coadiuvare lo staff tecnico e i giocatori nella loro performance quotidiana. Nell'analisi dettagliata e studiando costantemente, perché mi sono sempre basato su ricerca scientifica applicata al campo, ho cercato di capire anche cosa realmente potesse servire ai nostri atleti e soprattutto ci si accorge che gli infortuni avvengono in millisecondi, in frazioni minime di tempo, che non sono minimamente paragonabili a semplici esercizi statici o a semplici esercizi, possiamo dire, di stretching o a semplici esercizi che possono sembrare preventivi all'inizio, come semplici circuiti di mobilità che chiamiamo di mobilità articolare, ma in realtà praticamente sono circuiti che applichi per la tecnica, per slanci, aperture, che richiamano degli elementi di stretching dinamico. Non bastano e poi nel tempo, notando questo aspetto, ho cercato di trovare soluzioni ulteriori. Ebbene, nel tempo mi accorgevo questa cosa, vedendo anche gli studi portati avanti nel campo europeo, che comunque in media club di 24-25 persone, massimo 30 persone, incorrevano ad esempio in infortuni agli hamstring, quindi alla parte posteriore della coscia e flessori, e quindi al comparto maggiormente interessato, in numero dai 7 ai 10 nel corso di una stagione. Ma soprattutto c'è da chiarire una cosa, cioè infortuni superiori ai 14 giorni, tali da essere classificati come vere e proprie lesioni muscolari. A quei tempi, parlo ormai di 10-15 anni fa, non c'era una classificazione diciamo univoca, si parlava di distrazione, stiramento, eccetera. Grazie poi alla ricerca e soprattutto all'ISMULT, e quindi alla Società Italiana per quanto riguarda muscoli e tendini per gli studi in merito a tali patologie, formata da un equipe di massimo livello, si è iniziato ad avere una classificazione più dettagliata a partire dal dottor Nanni dell'Isokinetic, dove praticamente si è lavorato su cosa? Si è lavorato soprattutto sul capire qual era il livello, il grado 1A, il grado 1B, 2A, 2B, 3A, 3B e 4 degli infortuni di origine muscolare e dare praticamente anche delle classificazioni adeguate per quanto riguarda gli infortuni di origine indiretta a livello di traumi. Cosa importante qual è stata? Capire come si potesse relazionare il tutto all'ambito della performance sportiva, perché non è poi così semplice come sembra, perché soprattutto ai tempi non c'era un'informazione internet adeguata come lo è oggi, ma soprattutto non c'erano social network, siti delle squadre, informazioni provenienti direttamente, immediatamente dai campi. Soprattutto
cercare di chiarire questa cosa diventava un'impresa. Non mi sono perso d'animo, perché poi sono partito dalla mia squadra, sono partito dalla mia esperienza per cercare di capire come stavo lavorando. Soprattutto dai miei errori sono partito, perché comunque dagli errori si impara. Nel tempo, di cosa mi sono accorto? Metodi preventivi, le metodologie di allenamento potevano cambiare qualcosa. Grazie anche all'aiuto a fine di ogni stagione del professor Roberto Sassi, responsabile del training check della Juventus, veniva fatta una classificazione ormai da 14-15 anni a questa parte di tutti gli infortuni e delle assenze per infortunio che avvenivano nelle società, nelle squadre di Serie A al fine praticamente della stagione agonistica. Come veniva fatta? Veniva fatta e viene fatta tuttora prendendo i dati provenienti dalla rete internet, quindi in questo caso dalla Gazzetta dello Sport, per vedere gli indisponibili. Venivano praticamente effettuate delle cose molto semplici: si prendeva l'indisponibilità dell'atleta verificata nei tabellini il giorno prima della partita, quindi le probabili formazioni, i giocatori indisponibili, la verifica successiva il giorno dopo la partita, se quel giocatore poi è realmente stato indisponibile. Quindi un controllo diretto e capire l'entità, soprattutto il numero di indisponibili per squadra. Tutto ciò non deve fuorviare, perché? Perché comunque è molto importante un aspetto. Sono degli studi e delle analisi fondamentali per aiutare il preparatore atletico, insieme a soprattutto il team, la squadra, lo staff tecnico, capire come migliorare. E non devono essere interpretati come critica negativa, bensì come una critica positiva e costruttiva, cioè dove possiamo migliorare, qual è la direzione da intraprendere, quali sono gli aspetti da migliorare. Ebbene, io parto dal finale di tutto questo aspetto per poi arrivare all'inizio, perché come un'introspezione facciamo, ma soprattutto direi un aspetto che va, non va tralasciato, un feedback. Le considerazioni più importanti da fare erano queste inizialmente. Si diceva troppe partite, poca preparazione, quindi si gioca ogni 3 giorni, stress psicofisico, i campi non idonei, le condizioni climatiche. Si è parlato spesse volte di fatalità, le asimmetrie, addirittura si è parlato di età e infortuni pregressi, tutti elementi molto validi. Dopo 15 anni di lavoro si è visto che altri aspetti incidono pesantemente. Al primo punto si ribalta tutto: strategie di prevenzione. Ma quali strategie di prevenzione, la domanda? Qua come agiamo? Poi si è passati a un aspetto importante: riscaldamento condotto in maniera specifica e personalizzata potrebbe essere un aspetto importante per cercare di ridurre gli infortuni. Una programmazione adeguata dell'allenamento e una sua costante revisione nella successione dei mezzi di allenamento che andavamo a produrre in campo. Attenzione a questo aspetto, alle fasi di accelerazione e decelerazione, lavoro con palla nel primo allenamento post-gara, sensibilizzazione dell'atleta, l'importanza dell'utilizzo della scala della percezione dello sforzo, la famosa scala di Borg. Molti ci credono, altri no, è validata scientificamente, è un aspetto importante di valutazione del carico interno su cui partire, come lo è la frequenza cardiaca, e per poi arrivare al carico esterno di lavoro, che è un altro parametro importante, mediante GPS o video analisi. E prevenzione attraverso l'allenamento muscolare eccentrico, allenamenti di corsa con e senza palla a velocità di gara, cultura dell'allenamento a partire dai settori giovanili, qualità del recupero, riposo, qualità del sonno, crioterapia, alimentazione, integrazione, idratazione. Tutti punti molto validi per poter soprattutto intervenire nella riduzione degli infortuni. A questo punto il primo elemento fondamentale erano le strategie di prevenzione, cioè quindi la chiave era questa al primo punto, di come agire. Molto importante l'analisi del professor Jan Ekstrand e dell'equipe del UEFA Training Study sui club che partecipano alla Champions League nel corso di ogni stagione, già a partire dagli anni 2000, quindi abbiamo circa 20 anni di dati in merito, dove si evince e si evidenzia un aumento e un elevato incremento nella stagione 2018-2019 appena passata, quindi dello scorso anno, che va dal 25 al 30% di infortuni di origine traumatica indiretta al ginocchio, dove vi rientrano le rotture dei legamenti crociati, che sono purtroppo in costante aumento. Nello stesso tempo la distribuzione degli infortuni di elevato livello alla coscia, quindi significa infortuni che superano i 14 giorni, attenzione, le lesioni muscolari si intendono superiori ai 14 giorni, quelle di entità grave che impediscono all'atleta di partecipare alle partite per più tempo, vanno praticamente dal 22 al 20-18%, diciamo da un range che va dal 18 al 22%. Meno per quanto riguarda il discorso invece degli infortuni relativi a problemi all'anca, eccetera, 13 e 9%. Sono quindi in drastico aumento purtroppo gli infortuni
ai legamenti crociati del ginocchio. E questo è un dato veramente eclatante che può essere anche confermato purtroppo per la stagione in corso in Europa, non solo in Italia, e di conseguenza dai dati che sto analizzando e vedendo il problema praticamente purtroppo persiste, e quindi è una situazione che sicuramente va monitorata costantemente. Scusa Marco, ovviamente metteremo i link di questi studi nella descrizione, quindi saranno scaricabili e consultabili. Assolutissimamente, assolutissimamente. La cosa importante è questa, studio appena uscito, fresco fresco del mese di febbraio, quindi di oggi, parto dall'attualità, l'importanza dell'allenamento nella fase pre-season, nel periodo preparatorio, come questo allenamento possa incidere nella riduzione degli infortuni nel corso della stagione. Dallo studio sempre effettuato dall'equipe del professor Jan Ekstrand e altri autori, il periodo preso in esame sono stati gli ultimi 15 anni di analisi fatta sui club elite che hanno partecipato proprio alle massime competizioni europee. E si evince come sia determinante ed importante lavorare molto in preparazione, quindi con gli strumenti adeguati, con la giusta distribuzione di carico, per ridurre drasticamente gli infortuni nel corso della stagione. Ma soprattutto si evince un elemento, l'importanza di lavorare sul discorso relativo all'aspetto dell'alta intensità di gara, e quindi praticamente lavori di alta intensità e quindi velocità superiore ai 16-18 km orari da proporre in allenamento. Non a caso avevamo citato in precedenza un elemento chiave già preso in esame dal professor Sassi negli scorsi anni, come sia fondamentale lavorare attraverso l'allenamento muscolare eccentrico, allenamenti di corsa con e senza palla a velocità di gara, vuol dire creare dei lavori in campo con velocità superiori ai 18 km all'ora. Le alte velocità di corsa sono velocità preventive per le catene posteriori e soprattutto per gli infortuni agli hamstring. Ci si abitua a lavorare ad alta intensità. Non si può pensare di lavorare a delle intensità ridotte per ottenere intensità alte, perché l'alta intensità va proporzionata adeguatamente a quello che si va a proporre in campo. Quindi diventa importante una cosa da chiarire, cioè noi lavoriamo costantemente ogni giorno per migliorare la performance dei nostri giocatori, cerchiamo di fare dei lavori situazionali perché ragioniamo in questo modo. Lavoriamo con la palla, si divertono tutti perché siamo innovatori. In realtà c'è una cosa importante da evidenziare e che gran parte dei preparatori atletici sanno e sanno benissimo, cioè diventa fondamentale capire che propongo del lavoro con la palla, benissimo, ma il lavoro con la palla deve essere coadiuvato strettamente da del lavoro senza la palla, cioè bisogna creare gli atleti prima, bisogna creare un atleta per supportarlo fisicamente e far sì che possa sostenere dei carichi di lavoro importanti per la squadra. Tutti gli sport lavorano in maniera, io chiamo aspecifica, passatemi il termine, aspecifica si intende senza l'utilizzo dell'attrezzo di gioco, in questo caso dell'attrezzo palla, che stiamo parlando quindi del calcio. Bisogna costruire l'atleta prima e poi passare sostanzialmente a lavorare con il giusto equilibrio col lavoro con palla, cioè va equilibrato il lavoro, entrambi sono utili, entrambi servono, ma prima bisogna costruire l'atleta e poi a lavorare con palla, entrambi sono gli elementi chiavi, servono entrambi, non possiamo prescindere o tutto con palla o senza palla, non c'è la via di mezzo, bisogna trovare la giusta via e di mezzo. Marco, tu che sei nel calcio da diversi anni sai bene che non tutti i preparatori atletici sono, o quantomeno anche gli allenatori che poi danno campo e spazio al preparatore atletico, sono convinti di questo. Molti invece pensano che il lavoro sia prettamente con la palla, anche in fase di preparazione atletica. Sì, molte volte capita questo e bisogna ragionare, bisogna essere bravi a capire una cosa, a sensibilizzare il proprio allenatore, a sensibilizzare lo staff e ragionare che non facciamo il male del giocatore. Attenzione, noi cerchiamo di fare il bene del giocatore, cerchiamo di garantirgli la salute. Ci vuole una stretta relazione e collaborazione diretta con lo staff medico, con quello che andiamo a proporre. Lo staff medico, esattamente. Benissimo. Lorenzo, tu che sei un fisioterapista e osteopata, per quanto riguarda quello che ha appena detto Marco, in fase di prevenzione, quanto è importante fare un lavoro di preparazione senza la palla, e intendo mobilità articolare, lavori di propriocezione, di coordinazione, di stabilità e di forza, anche in vista di una prevenzione degli infortuni?
Allora, intanto complimenti per la relazione fatta fino adesso, sono rimasto molto colpito intanto dalla precisione e molto colpito anche dalla comunione di idee che abbiamo e di visione anche di quella che è la preparazione e riabilitazione, perché attenzione, purtroppo nel mondo della fisioterapia in particolare c'è una sottile linea che divide la preparazione fisica dalla riabilitazione. La riabilitazione molto spesso è legata a un evento traumatico che deve essere recuperato per portare l'atleta a essere di nuovo operativo e alla massima efficienza. Ma c'è una sottile linea nella quale la riabilitazione e la preparazione combaciano. Tutto sommato io ritengo che sia la riabilitazione che la preparazione debbano agire attraverso una filosofia comunque comune. In questi anni di lavoro mi sono accorto che troppo spesso ci sono delle filosofie, delle credenze e metodi di allenamento antiquate che continuano a essere portati avanti perché si faceva così. Il discorso della palla, perché bisogna giocare, bisogna imparare il gesto specifico dello sport che si va a fare, ritengo che sia abbastanza sbagliato. Ogni tanto, per fortuna, si nota qualche allenatore, qualche preparatore, e sto parlando ovviamente di livelli magari un po' più bassi, perché si spera che nel livello professionistico tutti, no? Scelgano le migliori opzioni per i loro atleti. Non è sempre così, non sempre si scelgono gli strumenti migliori, però posso dire che nei livelli più bassi dell'agonismo è molto facile invece trovare delle preparazioni veramente poco ben strutturate. Ahimè, il discorso degli esercizi aspecifici è molto spesso considerato una perdita di tempo. In realtà l'esercizio aspecifico, che vuol dire semplicemente far accendere il cervello sul proprio corpo. Ora, mi stacco un attimo da quello che è lo sport professionistico necessariamente, perché purtroppo le persone possono essere atlete, possono essere la signora che non è altro che una casalinga, che però il corpo lo utilizza tutto il giorno, e spesso va a finire che si fa lesioni tendine tanto quanto un atleta professionista. Qui dobbiamo cercare un attimo di cosa. Hanno il movimento. Uno hanno il movimento, il non movimento, mi permetterei di dire. Una cosa che noto è il movimento non conosciuto, non sanno di avere un corpo, e questo lo posso trovare negli atleti, ma anche nei non atleti. A volte, banalmente, chiedo anche a un atleta di girarsi sul lettino e vedo che per fare un movimento semplice sceglie la strada più lontana, la più difficile, deve girarsi verso sinistra, deve fare il giro del lettino. Questo vuol dire che ha una rappresentazione mentale del movimento scorretta, non adeguata. Per ricollegarmi a qualche articolo scientifico che ci potrebbe aiutare nella valutazione, nel ragionamento, mi collego subito a un recente articolo di quest'anno, del 2020, di Bonnet, che ha addirittura analizzato l'attività cerebrale di gruppi di atleti, in questo caso, ritenuti biomeccanicamente a rischio e non a rischio di lesioni del legamento crociato anteriore, così almeno ritorniamo un attimo adesso nei binari di quello che ci interessa. Beh, è stato visto che effettivamente atleti che mostravano segni di instabilità, di rischio di lesioni, presentavano anche un'attività cerebrale differente prima ancora di compiere il gesto, cioè non rappresentavano nella loro testa il corretto gesto motorio. Ora, da qua si può aprire un mondo, cioè io non voglio assolutamente dire perché e per come, non lo so, però è utile ragionare in questi termini, cioè il cervello deve essere allenato, il cervello sappiamo da decenni che è plastico e quindi va portato a imparare i gesti. Ora, lo si fa in alcuni sport di portare l'atleta
fuori dall'ambiente in cui dovrà muoversi. Non so, gli All Blacks si allenano anche in piscina, cioè fanno gesti motori in acqua, in un ambiente differente, in modo tale da riconoscere i movimenti del loro corpo anche in assenza di gravità al 100%, in resistenze differenti. Non è indifferente come ragionamento, è importantissimo. Si imparano nuove capacità motorie, diverse da quelle... Cercano di sperimentare alternative. Sperimentano movimenti differenti, cercano di portare il corpo a una condizione di movimento anomala che non riconosceva prima. Purtroppo, ritornando al discorso che si faceva prima, si pensa che sia una perdita di tempo. Io devo calciare un pallone, quindi continuo a calciare il pallone. In realtà, imparare a calciare quel pallone passa prima dal so di avere un'anca, so di avere un ginocchio, so di avere un braccio, so di avere il corpo, e allora sarò in grado di calciare il pallone, perché sennò non è da stupirsi che nel momento in cui cambia il terreno di gioco l'atleta va in sofferenza, si fa male, non solo perché non è abbastanza forte, veloce, resistente, ma anche perché è facilmente sorprendibile il suo sistema nervoso da un terreno diverso. Ora, più cose il suo corpo sa fare, riconoscere, e più sarà protetto dall'eventuale lesione, ma non solo, sarà anche più forte, perché un corpo coordinato sarà sempre un corpo più veloce e quindi di conseguenza più potente. Più reattivo, e... preciso. Anche la reattività nel calcio, come diceva Marco, si discute sui millisecondi. Esatto. Di conseguenza la reattività deriva dalla propriocezione e dalla coordinazione. Posso Emilio, un secondo. Intanto mi collego infatti a Lorenzo, un aspetto importante. Il fatto della velocità esecutiva del cervello. Io per esempio ho cercato di velocizzare al massimo gli esercizi di primitive, le sequenze esecutive. Perché avviene in millisecondi il problema dell'infortunio, bisogna preparare le catene in tutti gli aspetti a reggere velocità esecutive estreme, quindi significa dover andare anche in fatica, migliorare sì prima il movimento, il cervello lo memorizza, ha detto una cosa fondamentale Lorenzo, fondamentale, che ti permette di mi preparo a in maniera specifica per diventare specifico, quindi il cervello sapendo che quel movimento io lo ripercorro, lo so come muovermi a una velocità esecutiva alta, nel momento in cui avrò l'attrezzo palla cerco poi di migliorarlo. Ricordiamoci, 30% della forza, voi potete già saperlo meglio di me Lorenzo, viene dalla fascia muscolare, cioè se io non la utilizzo e non l'attivo, ci sono i propriocettori, non ho informazione, il cervello va, naviga nel buio, e navigando nel buio, cioè, se io la fascia non l'attivo, non so nemmeno dove mi trovo, sono sulla luna? Probabilmente, non lo so. Però ricordo Lorenzo perfettamente dalle nostre collaborazioni riguardo il protocollo RCF sul lavoro di prevenzione, riguardo le catene miofasciali, è quello che accomuna l'osteopatia all'allenamento funzionale. Il discorso che diceva Marco, il 30% della forza, il tessuto connettivo, cioè stiamo parlando di una cosa che se la utilizzi è il famoso jolly in più che hai, sia come forza che come prevenzione di infortuni. Assolutamente, ed è fondamentale allenarla, anche perché il tessuto connettivo, la fascia, è plastica nel bene e nel male. Se la utilizzo in modo corretto, o meglio, in modo vario, sarà una fascia adattabile. Se ripeto sempre lo stesso gesto, sarà brava a fare quel gesto, ma non portarla fuori binario, altrimenti sarà estremamente pericolosa per soprattutto l'esecuzione di movimenti veloci. Comunque, per aggiungere una cosa sull'esecuzione dei movimenti veloci, anche in generale la riabilitazione ormai sta andando verso questa metodica, cioè ci si sta staccando per fortuna sempre di più dai movimenti isolati, segmentari, non so, parlando di spalle sempre meno si parla di esercizi di rotazione pura della spalla, no, si cerca di inserire la spalla in un contesto di movimento più ampio, più generale, in cui
tutta la cuffia dei rotatori si muove, quindi anche il ginocchio non sarà la leg extension con la flesso estensione a recuperare la capacità di movimento di quel ginocchio, ma un movimento più fisiologico che comprende anche le rotazioni interne ed esterne. Rotazione esterna quando il ginocchio si estende, rotazione interna quando si flette. La leg extension non considera questa importante componente del ginocchio. Il cervello sì, ma deve imparare a farlo, quindi è importantissimo. Anche boccia nel fare assieme all'anca e alla caviglia, ma insieme, ma anche alle orecchie ancora un po', nel senso che tutto il corpo deve muoversi. Non è che possiamo considerare che il gomito non faccia parte del corpo. Se noi vogliamo una buona riabilitazione degli arti inferiori, abbiamo anche il gomito. Proviamo a far giocare Ronaldo con il gesso in finale di Champions League. Voglio vederlo se riuscirà a fare il gesso, dico, al gomito. Non certo. Riuscirà a giocare in modo fluido. Quindi vuol dire che tutto il corpo... La coordinazione chiama in causa tutte le parti, tutte le articolazioni e tutte le parti del corpo. Assolutamente, in una coordinazione globale. Ti volevo chiamare proprio su questo. Scusa, stavi finendo, Lorenzo? Sì, guarda, nel 2019 Boccia ha fatto uscire un articolo interessante in cui dava importanza alla variabilità anche degli stili, che devono esserci nel modo più assoluto. E ritornando un'ultima volta al discorso di quanto sia importante il corpo nel complesso, quindi di non concentrarci solo sul recupero di una zona che ci interessa perché quella si è lesionata, sempre nel 2020, quindi recentissimo, Saito ha fatto uscire uno studio in cui metteva in confronto il rischio di lesione del legamento crociato in soggetti che avevano una modalità di atterraggio dopo un salto di un tipo piuttosto che di un'altra. Cosa vuol dire? Che una capacità coordinativa, una capacità di conoscere il corpo in condizioni diverse da quello di appoggio a terra, quindi durante un salto, è fondamentale. Riassumendo, se noi siamo mobili con tutto il corpo, siamo coordinati con tutto il corpo, allora riusciremo ad avere delle prestazioni migliori e con un rischio minore, ma tanto per portarlo in altre discipline, per ampliarlo, anche nel ciclismo la capacità di essere estensibili, flessibili è basilare. Un ciclista rigido, ad esempio nella catena muscolare posteriore, non potrà permettersi determinate posizioni come la bici da crono rispetto a un atleta invece estensibile. Quindi è veramente tanto importante mettere anche il ciclista via dalla bicicletta. E hai chiamato in causa uno sport dove il gesto è ciclico ripetitivo. Figuriamoci il calcio, dove nel ciclismo non immagina di dover fare altro, no? Solo pedalare. Invece non è assolutamente così. E infatti è su questo che volevo il supporto, diciamo così, tecnico e professionale di Marco. Quali sono i movimenti a livello statistico, i movimenti in campo che portano ad avere maggiori infortuni agli arti inferiori, in particolare alle ginocchia? Guarda Emilio, allora, intanto le principali problematiche ci sono nelle fasi di caduta da gesti di salto, nelle fasi di massima apertura della corsa, che è, come dicevo prima, la famosa fase di swing, ampiezza massima di apertura, attacco e spinta del piede, fondamentale da allenare perché lavora la catena posteriore, ma deve essere stabile anche la catena anteriore in quel caso, e soprattutto i movimenti rotazionali, quando praticamente si spinge, si cambia direzione. Pensiamo che un cambio di direzione, io faccio riferimento a degli studi che sono importantissimi perché partono dai tempi del professor Compianto Arcelli, poi presi da Roberto Sassi, analizzati a seguire dal professor Castagni e quant'altro. Nei cambi di direzione praticamente si scaricano a terra 250 kg. Immaginiamo che in un cambio di direzione con una pedana di forza posta sotto il piede dell'atleta, io cambio direzione ad esempio per andare da una posizione di destra a sinistra a 90 gradi, scarico 250 kg a terra. Immaginiamo di non avere le strutture predisposte, ok? Ma soprattutto il perché ancora di insistere su un aspetto fondamentale che non viene preso in considerazione, l'allenamento della forza. L'allenamento della forza diventa funzionale dal momento in cui io so utilizzare il mio corpo,
funzionale è saper utilizzare il mio corpo, non significa utilizzare una macchina, è saper far bene uno squat a bilanciere libero, correttamente, è saper effettuare gli stacchi, è saper prendere quegli elementi della pesistica adattata e renderli funzionali, ma dopo avere una struttura corporea in grado di poterlo fare. Perché l'atleta, se non è in grado di poterlo fare, non riesce a tirar su bene un peso. 10 kg potrebbero diventarne 100. E soprattutto lavorare su tutti gli angoli e le parti del corpo. Su tutti gli angoli del corpo significa praticamente, mi spiego meglio, su tutte le catene del corpo e su tutte le posizioni a 360 gradi. Quindi diventa... I tre piani di movimento lavorati assieme. Assieme, tre piani di movimento lavorati assieme, sagittale, trasverso, orizzontale e piano frontale. Cioè diventa importante perché questo ti consente poi di rendere al massimo. Cioè è importante che esista il concetto della ghisa, io dico la ghisa per indicare l'aspetto del peso, che esista quindi quel concetto che spesso e volte gli scandinavi chiamano forza di base, no? Che poi con le percentuali alte all'80-85% in RM per l'aspetto neuromuscolare è fondamentale, ma per arrivarci la devi costruire, ma la devi costruire applicando degli esercizi come ad esempio lo è il primitive, facciamo un esempio. Marco, su questo volevo fermarmi un attimo anche coinvolgendo anche Lorenzo, perché Lorenzo conosce perfettamente anche il primitive e il metodo TIA in quanto lui stesso lo pratica sia per se stesso come preparazione per il triathlon, ma anche lo applica ai suoi clienti. Prima abbiamo parlato della forza, ma prima ancora della forza, quanto è importante costruire il neutro articolare dei fulcri che poi saranno sovraccaricati in fase di costruzione della forza. Ad esempio, se devo fare uno squat e non ho un'anca mobile all'interno di tutto il proprio range di movimento, ok? Nel piano di movimento, anzi nei piani di movimento, perché in tutti gli esercizi sono tutti e tre i piani che vengono chiamati in causa, ok? Quanto è importante questa base di mobilità articolare che ti dà un neutro articolare? Prima ancora di chiamare in causa l'attivazione muscolare e neuromuscolare della forza. Faccio questa domanda a tutte e due. Vai te Lorenzo, poi vado io. Vado io? Sì, guarda, sarò rapidissimo, è essenziale per un motivo molto semplice. Innanzitutto che se non c'è concreta possibilità di movimento non possiamo sperare che ci sia anche l'espressione della forza, perché per poter contrarre un muscolo innanzitutto è assolutamente necessario allungarlo, se no non c'è niente da contrarre, quindi non c'è una forza da esprimere. Ma al di là di quello, non dobbiamo mai dimenticarci che il controllo da parte del sistema neurologico è tutto, per cui se noi abbiamo un'articolazione rigida, ancor peggio se è rigida solo in una direzione, flessione piuttosto che estensione o rotazione interna piuttosto che rotazione esterna, dobbiamo considerare che il sistema nervoso riceverà da parte dei recettori, che possono essere i fusi neuromuscolari, i recettori di Golgi, cioè quei recettori utili al cervello per capire come si sta muovendo il corpo, arriveranno delle informazioni di allarme, di fine corsa, anzitempo, e quindi in automatico dei meccanismi di inibizione del movimento stesso, che da un punto di vista prestazionale possono innanzitutto essere una limitazione all'espressione della forza, ma ancor peggio, in caso di necessità, quando un'articolazione va a trovarsi al limite articolare o al limite presunto articolare, perché quella rigidità manda segnali di fine corsa o verso il fine corsa, il sistema nervoso riconoscerà come potenzialmente pericolosa quella zona, potendo anche incorrere in inibizione del muscolo, ed ecco il cedimento, ad esempio, del ginocchio quando si va a fare un cambio di direzione. Per cui avere un'articolazione ampia nella sua escursione è basilare per poter poi costruire al di sopra di questo range di movimento anche il controllo. Se non c'è il range di movimento non possiamo pensare di fare controllo, ok? E poi, come giustamente veniva detto prima, le forze in gioco sono grandissime, per cui se ci ritroviamo a non conoscere il movimento articolare e ci ritroviamo con un grosso carico, è praticamente sicuro che ci sia il momento lesivo, ancor più quando si è stanchi. Quindi sono rischi che aumentano.
E qua su questo, grazie Lorenzo, vorrei sapere da parte di Marco, visto che tu c'hai una grande esperienza nel calcio, ma che differenza c'è tra lo stretching di tutte le forme varie e la mobilità articolare che tu stai applicando oramai da 3 anni del primitive, del sistema primitive? C'è praticamente un abisso, stiamo parlando di notte e giorno. Non è che lo stretching dinamico in sé non è che non sia utile, attenzione. Il problema è uno, lo stretching dinamico, se studiamo bene il discorso del riflesso miotatico, cambia completamente tutta la questione. Cioè il cervello non riconosce inizialmente uno slancio pronti via, ok? Dicevamo prima, se io non attivo la catena, ok? Io la catena non l'attivo, come faccio a chiedergli di poter fare degli slanci di esecuzione pensando che mi facciano prevenzione? E come faccio ad attivarla la catena? La soluzione che ho trovato in questi anni è stata la seguente. Allora, sono partito dal presupposto che, mi ricollego al precedente Emilio per arrivare a questo. Allora, prima di tutto bisognava avere informazioni sui campionati nazionali professionistici di Serie B e Serie C. Abbiamo informazioni sulla Premier League, abbiamo informazioni sul campionato della La Liga, eccetera, eccetera, prese con informazioni provenienti da siti internet delle squadre, dove io costantemente ogni mattina raccolgo le informazioni, Transfermarkt, giornali sportivi che mi dicono partita dopo partita com'è la situazione, il monitoraggio costante delle pagine online delle squadre dove vengono fatti report medici, e quindi abbiamo queste informazioni. Nello stesso tempo non abbiamo informazioni sui campionati nazionali in Italia di Serie B e di Serie C, non abbiamo nemmeno una physio room in questo caso in Italia come in Inghilterra. E sarebbe molto utile in merito per cercare di migliorare e di condividere le esperienze di tutti noi preparatori atletici nel mondo sportivo. Quindi ho deciso anche di analizzare tutti i dati della Serie C, di tutti i gironi, della Serie B, di prendere in esame con un altro collega pazzesco. Con i dati della Serie D, usciranno a giugno e poi adesso diremo alcuni elementi. Cosa ho fatto? Ho deciso di effettuare il preallenamento costantemente ogni giorno. Con il mio team siamo arrivati a 215 sedute di prevenzione di squadra e a 320 sedute individuali di prevenzione in 8 mesi, 9 mesi di lavoro. Significa che ogni giorno questo lavoro di preallenamento. Il preallenamento prevede l'esecuzione del primitive per 15-20 minuti tutti i santi giorni. Quindi praticamente il primitive costantemente viene effettuato con tutti i lavori sugli assi del corpo, sui piani del corpo e soprattutto anche a ginocchio, caviglia, bacino, spalla, per cercare di attivare tutte le catene del corpo, per sfruttare quel 30% di tessuto connettivale, di funzione del tessuto connettivale, di forza. E soprattutto gli esercizi di primitive sono stati introdotti in che modo? Partendo dall'insegnamento base dell'esercizio e arrivando all'aumento della velocità esecutiva che dicevamo prima. Io ho ragionato su questo. Gli infortuni avvengono in millisecondi, il corpo non riesce a controllare il momento dell'infortunio, ti fai male, punto. Se ti fai male, ti fai male. A quel punto, come riesco a lavorarci? Devo cercare di attivare le catene, l'attivazione delle catene mi determina una conoscenza da parte del cervello delle informazioni che gli vengono dal corpo, quindi dalle articolazioni e dai muscoli. Contemporaneamente arrivo al punto tale in cui, aumentando la velocità, io cerco di avvicinarmi il più possibile a quelli che sono gli elementi che poi mi possono determinare e possono essere negativi e che possono danneggiare la mia struttura con l'infortunio. Cioè cerco di aggirare il problema e di andarlo a lavorare, ma globalmente, quindi lavorando con il corpo, aprendo le catene, andando a lavorare su quelle barriere che non sono mobili. Pensiamo alle anche, soprattutto le anche. Le anche ci sono bacine anche, sono problematiche importanti. A proposito, spesso si dice che i ragazzini sono già mobili, oppure che l'adulto, se non ha allenato la mobilità da ragazzino, non può recuperarla. Ora tu, Marco, ci hai lavorato spesso anche con il settore giovanile, anche del Parma in Serie A, eri responsabile del settore giovanile, sai… Della parte fisica, sì. Hai avuto tra le mani parecchi ragazzini… Sì, è proprio vero questo, cioè che sono già mobili, guarda, già mobile. Vedendo tutta l'area fisica, da responsabile dell'area fisica ai tempi, quando ero al Parma, mi ero accorto di questa cosa qui. Allora, non c'è una cosa nei ragazzi attuali, e questa è una cosa che veramente mi rattrista. Non sono dei primitivi.
passatemi il concetto, non sono, non conoscono il movimento, non conoscono, non sono predisposti all'esercizio, perché è cambiata completamente la generazione. Cioè, la mia raccomandazione, io lo dico in maniera con il cuore, da preparatore atletico, ma prima ancora da professore di educazione fisica, di educazione motoria, bisogna recuperare la motricità di base nei settori giovanili di ogni disciplina sportiva. Io mi raccomando, lo grido al mondo, lo grido al mondo, fate lavorare nel settore giovanile i ragazzi sulla motricità di base, mattina, pomeriggio e sera. La palla da sola non basta, bisogna mettere insieme le due componenti, lavorare forte sempre sull'aspetto del preallenamento, degli aspetti che riguardano la prevenzione, gli aspetti che riguardano tutte le componenti coordinative e poi in seguito all'età condizionali per preparare i ragazzi. Non andiamo a ragionare, perché poi gli studi, i numeri vanno a confermare quello che dico, vanno a confermare quello che è l'elemento, cioè c'è carenza di motricità, aumento del numero di infortuni nei settori giovanili, che è clamoroso, c'è rotture di crociati come se non ci fosse un domani, lesioni nei ragazzi, perché non sono più ragazzi di una volta che si arrampicavano sull'albero, che avevano schemi motori differenti, non sanno, la maggior parte non sa nuotare, non ha praticato mai un altro sport, non ha mai giocato a basket, non ha mai fatto un gioco, tra virgolette, diciamo, attivo. Un gioco come la campana. Io ho proposto per esempio dei giochi, no, per divertirci, perché magari io li chiamo giochi senza frontiere, no, prepariamo dei giochi alle volte anche con i ragazzi, non sono in grado di capire che cos'è la campana, che cos'è il rubabandiera, ok? Perché? Perché fondamentalmente non abbiamo scoperto la nostra motricità, abbiamo ragazzi che vanno allenati completamente al movimento, non c'è movimento, aumentano gli infortuni, perdi soldi, le società perdono poi soldi, cioè non prepari l'atleta. Se ragazzo perde una possibilità di carriera. Perde una possibilità di carriera, e questo è grave, perché non è normale che quando fai la lista delle priorità nella storia ci sono una quantità di infortuni nei giovani che superano ogni limite, addirittura più di atleti super evoluti. Cosa sta succedendo? Soprattutto nei millennials. Quindi vuol dire che qualcosa è cambiato, cioè c'è stato, diciamo, un global warming degli infortuni, e questa è la questione. Cioè, ragazzi, certo, cioè... Lorenzo, e tra l'altro tu puoi tirar fuori anche l'esperienza di altri sport che segui. Sicuro, ma una cosa alla quale tengo particolarmente, perché posso riportare un articolo di Maier del 2013 in cui diceva che è l'adolescenza il periodo giusto per costruire mentalmente la prevenzione nelle lesioni, ad esempio del legamento crociato. Ma al di là di questo, io posso dire quello che vedo anche in studio, i miei pazienti giovani, i ragazzini, e i genitori, e le scuole. Apriamo una parentesi. Allora, andiamo in ordine. Le scuole. Purtroppo la scuola italiana ormai ha bandito lo sport. Sembra quasi che sia una perdita di tempo. È meglio mettere la religione e togliere l'attività sportiva. Non ha senso. Allora, dovrebbero esserci insegnanti qualificati con una preparazione adeguata, e soprattutto dovrebbe essere rivalutata e ridata importanza all'attività fisica, anche perché degli studi fatti hanno dimostrato che i ragazzi che fanno regolarmente attività fisica poi sono superiori anche cerebralmente nelle attività di logica. Per cui uno studio fatto su due classi parallele hanno visto che la classe a cui era stato inserito anche un programma regolare di attività fisica ha dato dei punteggi superiori alla fine in test logici di ragionamento alla fine di un periodo di alcuni mesi rispetto alla classe parallela che non aveva fatto attività fisica. Quindi ragioniamo su queste cose. E ultima cosa sui genitori. Mi capita molto spesso che ragazzi considerati talenti, futuri talenti dai genitori, intendiamoci spesso, addirittura vengono messi a riposo dall'attività sportiva scolastica, perché loro devono fare solo l'attività sportiva scelta e agonistica. Guai se fanno attività in palestra. Cioè, io rimango abbastanza colpito, perché che logica,
c'è dentro questo tipo di proposta, e mi chiedono anche se devono stare i ragazzi a riposo. Ma se vai a giocare in campo, potrai ben fare una corsetta all'interno di una palestra. Quando poi anche i programmi formativi dovrebbero essere un pochino più ampi, perché da che mondo è mondo, si dice: buon ragazzi, tenete il pallone da calcio, andate a giocare di là; ragazzi, tenete quello da pallavolo, andate a giocare dall'altra parte. Purtroppo questa spesso, non sempre, ma spesso... Multidisciplinarità, Lorenzo, multidisciplinarità, che è la cosa fondamentale. Che è la cosa fondamentale. E disciplina, quando l'insegnante propone una cosa, la ginnastica deve essere fatta, no questi genitori che danno la giustificazione perché la figlia è pigra, perché non ha voglia, perché è indisposta. Bisogna imparare a capire che l'attività fisica è fondamentale. Noi comunque siamo organizzati dal punto di vista fisico, neurologico, ormonale, per muoverci. Per cui dobbiamo renderci conto che siamo immersi in un contesto naturale, innaturale oggi nella nostra società. Fino a pochi anni fa, pochi erano i lavori che venivano svolti seduti, fino a pochi decenni fa. L'attività fisica era la norma. Nessun altro animale in giro per il pianeta si sognerebbe mai di passare la vita seduto. E noi siamo così, cioè la nostra evoluzione non è ancora così avanzata da consentirci di stare bene seduti. Quindi dobbiamo muoverci. Questa era solo una parentesi che andava un attimo fuori, ma ci tenevo. Anche perché poi quando il ragazzino va a giocare a calcio o un altro sport e non ha queste esperienze motorie, dopo il preparatore atletico, se inizia subito a lavorare con la palla e non gli costruisce, non investe del tempo, non è che non lo perde, non lo investe il tempo nel costruirgli la mobilità articolare, la coordinazione, tutte le basi, dopo il ragazzino si fa male, il ragazzino non emerge anche a livello di potenziale fisico, o no Marco? No, è corretto perché proprio mi ricollega a questo aspetto, è una cosa troppo importante perché stiamo prescindendo una cosa fondamentale, non dobbiamo copiare gli altri, noi dobbiamo, secondo me, fare una cosa importante, fare nostra la fisiologia applicata allo sport, conoscere il movimento, la biomeccanica, l'anatomia, la biochimica e applicarle. Non c'è nulla da dover inventare, non perché è bello quell'esercizio e lo faccio, no, analizzare le priorità del proprio squadra, di dove mi trovo, cosa gli posso far fare, lo dico apertamente perché io lo dico proprio, sono partito dai dilettanti, io ho avuto la fortuna di allenare i muratori, di allenare operai, di allenare atleti d'élite, professionisti, tutti, ho visto tutte le categorie nella mia fortuna e ho detto: cosa devo fare per migliorare? Cerchiamo di capire chi ho davanti, quali sono le priorità. Da lì, come ti dicevo Emilio, è diventata importante due cose fondamentali. La gestione dei dati. Io ho un enorme database. In questo momento utilizziamo WEC Risk Sport Solution di Tiziano Testa, che lo ringrazio per l'evoluzione che mi ha dato la possibilità di poter sviluppare questo gestionale, dove si raccolgono tutti i dati e le informazioni, dove si parte dalle priorità dell'atleta e da lì calendario, dati, numeri, il numero di infortuni, giorni di assenza, tutto fatto secondo dati scientifici, dove praticamente si registra anche se una persona ha tirato su ad esempio un chilo, quanti numeri di ripetizione ha fatto una persona, non si lascia nulla al caso, quanti numeri di allenamenti, numero di minuti, lavoro sul carico interno e sul carico esterno tra sforzo percepito e i GPS, quindi avere tutte le informazioni globali per capire come sta il nostro atleta, lavoro sul recupero e la disponibilità all'allenamento e soprattutto integrato questo insieme all'applicazione che ci ha permesso di individualizzare ancora di più il lavoro, la WTA app praticamente, noi per esempio abbiamo individualizzato 26 programmi differenti sulle priorità, cioè abbiamo creato 26 programmi, ho creato 26 programmi di comune accordo anche con lo staff medico per giocatore per giocatore, quindi praticamente abbiamo cercato di andare a lavorare individualmente sulle priorità, chi aveva una carenza di un tipo, scusa, chi Marco, di un altro. Quanto è importante lavorare proprio a livello individuale sulle carenze del singolo calciatore? È determinante perché si creano delle micro sedute giocando con il calcio attuale dove si gioca costantemente, perché comunque un campionato nazionale, ad esempio come il mio di Serie C, prevede 38 gare e ci sono infrasettimanali. Immaginiamo che ci sono infrasettimanali con competizioni, coppe, varie, dove si gioca un giorno sì e l'altro pure.
e immaginiamo anche altri sport, crei delle micro sedute che non sono super invasive, ma sono super efficaci, e il giocatore, finito l'allenamento, può tranquillamente andare a pranzo, riposare, e il pomeriggio, magari non c'è la seduta di squadra, può fare una seduta individuale. Cioè l'atleta è a 360 gradi. Chi dice che non si può allenare? Sono stanco, sono sfinito. Ma ragazzi, uno è stanco perché c'è la giornata di carico. I giorni della settimana fondamentali nel calcio, il martedì e il mercoledì, se si gioca ad esempio la domenica, attenzione, precisiamo il giorno in funzione sempre della partita, il martedì e il mercoledì si deve lavorare forte, si deve lavorare. Cioè è importante toccare le velocità alte, dare il carico giusto, vedere come partono le persone, in che condizioni sono, valutare tutto, conoscere i propri atleti, fare delle sedute individuali se necessario. Ad esempio, facciamo un esempio, Emilio, io ho creato delle sedute esclusive solo di flying per alcuni ragazzi, perché avevano bisogno di movimenti rotazionali in prevalenza, soprattutto per cercare di andare a lavorare sulla tenuta in sospensione delle catene anteriori e posteriori. Instabilità a terra, orizzontalmente, e con alcuni esercizi verticali tenevano. Nel lavoro di sospensione fanno fatica. Quindi dove vado a lavorare sulle priorità? Le priorità erano problemi costanti alle spalle su alcuni. Io ho detto, allora non riesco a fare un esercizio, sfruttiamo l'utilizzo del flying per fare movimenti anche di affondo, perché non avevano tenuta e stabilità a livello del bacino, si sono trovati meglio. Su un altro ragazzi ho lavorato, per esempio, prendendo e curando l'aspetto del kettlebell, perché comunque era fondamentale il kettlebell per il discorso delle spinte delle anche, che non riuscivano a fare con altri esercizi. Quindi ho cercato di andare a vedere dove c'erano delle necessità. Quindi, più strumenti hai a disposizione, più competenze hai nel utilizzare, più riesci a individualizzare il lavoro. Poi, tra l'altro, il discorso le ultime due cose, Emilio, in merito, e poi ti lascio un attimo la parola. Ho avuto una risposta importante nel tempo di ragazzi che sostanzialmente lo fanno da soli anche prima della partita, individualmente, perché riescono a concentrarsi meglio, riescono a fare lavoro meglio. A ragazzi che individualmente si fanno seduta a fine allenamento, che hanno la loro scheda personale, cioè il lavoro individualizzato è la chiave del futuro. Non possiamo ragionare per tutti uguali. Però questo prevede un apprendimento e quindi un grande lavoro da parte tua e dei tuoi collaboratori nell'insegnare, perché quando poi il ragazzo riesce a fare il suo lavoro individuale è perché ha quella sicurezza nel farlo. Quindi, chiaramente c'è da investirgli tanto tempo, però dopo, se lo fai nei primi mesi, la stagione va avanti, tu gli cambi la scheda, l'esercizio lo sa fare e vai avanti. Sì. Non a caso, Emilio, non a caso ho fatto uno studio sul primitive, perché questo era quello che ti volevo chiamare in causa un attimo fa. Tu tutto quello che stai dicendo ovviamente l'hai supportato anche con uno studio scientifico fatto con il professor Riccardo Izzo, che è il mio docente, diciamo tutor e responsabile all'Università degli Studi di Urbino per quanto riguarda il corso di sport di squadra e corso avanzato di sport di squadra, il quale lo ringrazio perché ha creduto in questo elemento. E il titolo dello studio è The Injury Prevention Program WTA Functional Primitive Movement in Professional Football Players, a Case Study. Ho fatto uno studio del caso perché, proprio prendendo in esame una stagione passata, ho analizzato la fase iniziale, la fase centrale e finale, dove nella fase iniziale e finale ho potuto lavorare con il primitive, nella fase centrale non ho applicato il primitive e ci sono stati dei cambiamenti statisticamente. Perché non l'hai applicato? Perché per motivi differenti, soprattutto la non volontà di applicare il metodo, soprattutto da parte dell'allenatore che preferiva altre tipologie di lavoro o altre situazioni, quindi mi sono dovuto adeguare alle esigenze anche dell'allenatore, che non è poco. Io credo che è importante invece ascoltare i professionisti che si ha davanti, perché io credo in questo: se un professionista ti dice guarda, c'è un'esigenza particolare, lavoriamoci, e sensibilizzare la squadra, sensibilizzare il team, cosa che quest'anno sta avvenendo, c'è un gruppo di lavoro straordinario da partire da tutti, perché comunque è importante ribadire al calciatore, anche dallo stesso direttore, dallo stesso allenatore, che è fondamentale quel lavoro per aiutarlo, per coadiuvare il lavoro del preparatore atletico, che alla fine è un collaboratore. Ti trovi un muro davanti. Altrimenti trovi un muro, cioè non è che il preparatore atletico debba fare i miracoli, va coadiuvato tutti insieme questo lavoro, cioè tutti insieme dobbiamo mirare a un unico obiettivo, ma nello stesso tempo è importante che ci sia la salute al primo posto dell'atleta, perché possa rendere, e la fortuna è stata nel non farlo capire cosa succedeva, e purtroppo sono aumentati drasticamente, mi hanno aumentati nel passato gli infortuni
muscolari, infortuni di origine soprattutto ai flessori, quello che avevo notato di più. Al momento di riprenderlo, magicamente, detensionandole, soprattutto attivando le catene, c'è una riduzione drastica degli infortuni. Poi la potete leggere. Quindi, in sostanza, tu hai avuto tre fasi. Prima e terza fase della stagione dove hai applicato il primo. Sì, l'anno passato. E la seconda centrale non l'ho potuto applicare. Quindi ho potuto fare i confronti. Quali sono i dati che emergono da questo studio, che poi tra l'altro metteremo in link per poter essere... I dati che emergono, che c'è stata una riduzione statisticamente significativa degli infortuni a livello muscolare, praticamente, soprattutto addirittura circa del 32% nelle fasi in cui si effettuava praticamente il primitive, con un livello di significatività molto alto. Parliamo un caso di studio, attenzione, ho preso un elemento in esame perché ho possibilità di fare un elemento, sarebbe da fare un training study globale che tutti potessero applicarlo per verificare quelle che sono le condizioni. Ad esempio, quest'anno, analizzando gli infortuni, non dico per re, però 10 assenze per infortunio in 8 mesi, praticamente, quindi di conseguenza c'è stata una lesione muscolare per altre problematiche. Il resto, fino ad oggi, 13 febbraio, abbiamo cercato di mantenere costantemente la salute dei nostri atleti, di garantire al mister di poterli avere tutti, alla squadra di poterli avere tutti. Fino ad ora hai avuto 10 assenze per infortunio da luglio. Considera che la media, vi dico il dato. La media in Serie C, consideriamo la divisione dei tre gironi, considerando che le assenze per infortunio sommando tutte le squadre, nel girone B per esempio ci sono state globali, sommando tutte le 20 squadre del girone B, 1161 assenze per infortunio. E ci sono squadre, che adesso poi a giugno diciamo dati che sono poi pubblici, attenzione, sono dati che trovate, io analizzo da Transfermarkt, giornali come ho detto già prima, e quant'altro per vedere infortuni, ci sono squadre che hanno 104 assenze per infortunio, altre squadre 80-89, ci sono squadre, noi ad esempio 10, un'altra squadra ne ha 17, e conosco bene chi lavora anche per esempio un'altra squadra, conosco che lavora secondo queste modalità, ma attenzione, cioè questo non è un dire attenzione lavoro meglio, lavoro peggio, io sto dicendo qual è la mia esperienza. Nel girone A per esempio di Serie C, parliamo di campionati, 1272 assenze per infortunio, il girone C che si occupa della parte sud 1545 addirittura, ci sono squadre che hanno avuto 118 assenze per infortunio, un'altra 113 assenze per infortunio, quindi ripeto, quindi c'è una bella differenza tra 110 e 10. Sì, cioè, sì. Parliamo di quello che ho notato anch'io perché cioè questo è nato sostanzialmente tutto ciò per cercare di aiutare i colleghi, di aiutarci. Cioè avevo la necessità di capire cosa stava succedendo, ok? Quindi è un lavoro massacrante, Emilio e Lorenzo, vi dico, è un lavoro massacrante perché richiede la sveglia alle 4:30, alle 5 di ogni mattina e lavorare almeno 2-3 ore solo su queste cose. E vi garantisco che non bastano, perché comunque bisogna capire cosa sta succedendo. Ed è, vi farò vedere anche qui che ho preso spunto dai lavori del professor Sassi che lo faceva per la Serie A, ho detto perché non per la Serie B e la Serie C. Idem in Serie B ci sono squadre che hanno raggiunto un tetto, vi faccio un esempio di un esempio, cioè in Serie B per esempio ci sono squadre 149 assenze, un'altra 163 assenze, in Serie B 1532 assenze totali per infortunio, in Serie A ci manteniamo su 1332, la Premier League prendiamo per non andare sulla Liga, altri campionati, il campionato più, la Premier League addirittura 2023, anche in Premier League ci si infortuna molto, perché vuoi per il gioco, vuoi per altre motivazioni, però quello che volevo cercare di ribadire è far sì che possiamo trovare una soluzione non per eliminarli del tutto, ma per almeno ridurli, cioè i numeri non sono una critica, i numeri sono una cosa importante per dire a che punto passiamo, quali sono i problemi, cioè come c'è il training study della UEFA, io ho cercato di fare un training study su questi campionati, cioè com'è la situazione, dove dobbiamo lavorare. Anche perché tu hai dimostrato che applicando dei lavori a corpo libero di mobilità articolare come base e altri lavori per la forza, i numeri sono questi. Posso dire che sono riuscito con una squadra, sì, diciamo giovane, quello che è, però ci sono ragazzi, per esempio, più grandi che non avevano mai fatto determinati lavori. Noi facciamo dei lavori il mercoledì ad altissima intensità di speed endurance, che viaggiamo a 28-30 km all'ora. Sono lavori fuori tutto chiamati, sono lavori di metodologia scandinava del professor Jens Bagsbo, studiati da anni,
e applicati in vario modo, quindi significa andare 25-30 secondi a tutta su in linea o su percorsi slalom, che sono comunque lavori che, non andiamo nel particolare della speed endurance, ci vorrebbe un capitolo, però se non hai tenuta ai flessori, non hai tenuta nelle fasi di apertura, non li fai. E posso garantire che ha avuto atleti con problemi alla schiena, con situazioni che li fanno regolarmente, solo che praticamente si tratta, io ribadisco, siamo arrivati individualmente a 320 sedute di Primitive e di squadra a 215 sedute, mancano 3 mesi alla fine ancora, 3 mesi, 3 mesi e mezzo, quindi voglio dire, o si fa il Primitive o si fa, fondamentalmente, non è che c'è altra soluzione, dov'è la priorità, il problema, andiamo a lavorarlo. E questo, ma non è perché, però quello che ho visto in questi anni ha cambiato completamente le strutture. Io ho avuto gente che non faceva lo squat perché non l'avevano mai fatto, perché non riuscivano, ho impostato la tecnica dello squat, ho gente che carica 120 kg, 110 kg, 4-5 kg a 110 kg. Abbiamo calciatori che non l'avevano mai fatto prima. C'ho gente che non aveva mai fatto quei carichi, soprattutto gente che non credeva di poter sostenere determinati carichi. Io poi registro tutto, abbiamo il GPS, tutto quanto. Cioè, quindi voglio dire, nella metodologia di lavoro, io mi sono confrontato anche con altri colleghi miei, perché molti pensavano il problema del terreno, cambiare un terreno a un altro. Anche noi cambiamo spesse volte il terreno, andiamo da un campo sintetico a un campo in erba, per quelli che sono le strutture a disposizione che abbiamo, per fortuna. E poi voi non avete le strutture della Serie A, quindi... Non abbiamo strutture della Serie A, ma infatti quello che dico io, poi sì, mi dicono benissimo il numero di partite, il numero, ok, tutto, attenzione, però io vi ho ribadito dei punti all'inizio. Cioè, c'è un punto che io continuo a ribadire: l'allenamento muscolare eccentrico, allenamenti di corsa con e senza palla, velocità di gara e soprattutto a fase accelerazione e decelerazione. Cioè, se le alleno, ma le alleno se io ho le catene libere, il primo punto fondamentale è le strategie di prevenzione. Io ho ragionato da questo per poi arrivare a quello che vi ho detto. Cioè, è un costante interrelazione, perché ho chiesto anche al nostro fisioterapista, ho detto guardate, sentitemi un attimino anche con le mani a livello muscolare se sono più liberi e quant'altro. Molti ragazzi inizialmente soffrivano a capire, dice perché devo fare questo, le strutture e tutto il resto, altri automaticamente, dopodiché se sensibilizzi, arrivi, vai, però parte dalla squadra, dal team, dal tecnico. Non è vero che i ragazzi non vogliono lavorare, non è vero, io ve lo posso garantire. È un altro falso mito che bisogna... Non è vero, sensibilizzali, bisogna educarli, cioè siamo istruttori prima, educhiamo. Questo deve essere. Anche perché il calciatore, se sta bene, si diverte di più anche a giocare. È normale, ma riesce a sostenere carichi all'allenatore. La prima competenza del preparatore atletico è rendere efficaci, soprattutto ed efficienti, performanti, i propri atleti e darli tutti a disposizione all'allenatore il più possibile e cercare di ridurre al massimo gli infortuni. Ci possono stare? Sì, ok, ma cerca di capire dov'è il problema. È un'analisi certosina? Sì, consideriamo che noi arriviamo, parto dalla mattina, finisco la sera. Non basta, perché i dati, le informazioni, i numeri, leggo tutto, perché è lì la chiave. Siamo, ti ho detto, arrivati a numeri importanti, i gestionali fumano, cioè praticamente il gestionale tra poco mi parla, per farti capire, no? Cioè, questa è la situazione. Però io credo fortemente in questo aspetto. Ecco, e questi sono gli approfondimenti che secondo me vanno fatti in maniera molto, molto determinante e soprattutto tenere in conto quello che diceva anche prima Lorenzo, per quanto concerne il discorso delle catene, degli snodi e quant'altro. Cioè, o li hai integri in quel modo, se no non riesci a sostenere quello che tu puoi proporre. È inutile dire l'età, sì l'età, ma ti sei mai allenato? Hai mai fatto determinati tipi di lavoro? Cioè, io faccio fare all'atleta, correggetemi una cosa, devo fare all'atleta quello che gli piace a lui? Cioè, dice, vabbè, se non si fa niente, meglio, è come l'alunno a scuola, non facciamo nulla, è meglio. Oppure devi fare quello che ti serve per essere performante. Quello che ti serve, ovvio. Meglio avere atleti che sono, tra virgolette, dice cavolo, si è lavorato, si è fatto, meglio avere atleti così, che dicevo mi sento stanco, ma e avere atleti performanti la domenica, che atleti che non hanno fatto nulla non ce la fanno. Cioè, il giovedì mattina, ad esempio, il giovedì pomeriggio, non esiste che un atleta dice stia, sto super bene perché sai, gioco domenica, poi il martedì e il mercoledì non lavoro. Leviamo st'altro mito, il martedì e il mercoledì si lavora, con chi ha necessità di lavorare, soprattutto chi gioca meno partite, con la distribuzione adeguata di carico, attenzione. Esatto, perché quando si dice lavoro, può essere anche un'intera sessione dedicata alla mobilità articolare.
Può essere anche quello, ma chi lo chieda? Cioè, io ragazzi che scaricano dalla partita, per esempio, nella fase di defaticante, nella fase di recupero, lavoriamo sul primitive 20-30 minuti e fanno una seduta in piscina perché ne traggono benefici. Addirittura c'è chi fa anche la crioterapia, per esempio, no? Perché ci sono. Però il primitive si ruota tutto su quelle fasi di lavoro di recupero, dove magari si lavora più sulle catene a terra e quant'altro, perché comunque ho notato molti problemi nel tempo nei ragazzi nel bacino, nella schiena, cioè dei semplici supine roll, prendiamo il supine roll, fanno fatica molto a fare il supine roll. Perché hanno le anche bloccate. A tal proposito, Lorenzo, quanto è importante il discorso di saper coinvolgere tutte le catene insieme nelle stabilizzazioni articolari, soprattutto sui movimenti di rotazione, sulle instabilità? È assolutamente fondamentale. Noi non possiamo pensare di lavorare su un'articolazione, come dicevamo prima. Ormai sono decenni che si sa che i muscoli lavorano in sincronia. Si parla infatti di catene miofasciali. Perché? Perché non sono solo i muscoli singoli ad operare un movimento, ma c'è tutta quella parte di tessuto connettivo e di informazioni che attraverso questo viaggiano verso il sistema nervoso, che coinvolge l'attivazione di catene intere di muscoli in un movimento coordinato e corretto e sicuro di conseguenza. Per cui è fondamentale l'utilizzo delle catene, però non possiamo poi allenare il muscolo invece in modo segmentario o strecciare il muscolo in modo segmentario. Bisogna per forza di cosa coinvolgere le catene in un allungamento che non è solo, attenzione, l'allungamento meccanico, ritorno ancora, batterò, sarò noioso, ma è un allungamento anche conoscitivo, cioè quel gesto in catena, quindi più muscoli che fanno un certo gesto, è anche apprendimento da parte del cervello del movimento. E rimanendo sul termine apprendimento, ci terrei a dire anche un'altra cosa, che è giustissimo proporre agli atleti tutto quanto è stato detto fino adesso. Secondo me un'altra cosa importante, questo lo vedo anche con i pazienti ogni giorno in studio, spiegare se l'atleta, se la persona X, comunicazione sa, sì, se uno sa perché deve fare, allora lo farà. Se non lo sa, lo dimentica, non gli interessa, non gli dà importanza. Quella curiosità di apprendimento è fondamentale, e se non è curiosità è costrizione all'apprendimento, perché uno deve sapere che cosa succede. Nel momento in cui uno rifiuta di capire, beh, allora lì siamo davanti a un atleta o a una persona con delle limitate possibilità di evoluzione o di recupero, ma quello è da mettere bene in chiaro. Certo. E questo, ripeto, lo si vede nell'atleta e lo si vede nel paziente che deve recuperare da una lombalgia qualunque. Non voler capire che cosa sta succedendo spesso è la base del non poter migliorare, di non poter stare bene, perché vorrà dire che non farà attenzione durante l'attività sportiva piuttosto che quando deve lavarsi i denti. Okay? Certo. Per cui il suo cervello rifiuterà o ignorerà determinate azioni fondamentali per la prevenzione. Ok? Io aggiungo una cosa, Emilio, e concordo in pieno con Lorenzo, è fondamentale la comunicazione. Il problema, c'è un nemico del popolo che è chiamato ignoranza, il nemico del popolo numero uno, che si associa a una frase tremenda, io lo chiamo periodo, ho sempre fatto così. Ignoranza, ho sempre fatto così, sommata a non capire in che direzione sta andando il mondo, perché è un lavoro talmente evoluto il nostro, che ogni giorno devi ragionare con differenti situazioni, te sei uno, devi ragionare con 25, 26, 30 teste diverse e devi capire chi hai davanti, dal super atleta alla persona normale, a Paolino della situazione, chiamo, no? Il bambino X o la persona Y, nel caso di Lorenzo, dei pazienti che vengono nel suo studio, atleti, chi per esso. La comunicazione, mettere in comune le cose, interagire, è fondamentale. Io farei prima un corso di comunicazione, di sociologia della comunicazione, direi, per molti, per capire quello di cui si parla. Non ragioniamo 120 anni fa, io facevo così,
o lo fa XY Top Club o eccetera. Ragioniamo qui ed ora, chi ho di fronte, dove devo, come devo ragionare, come ci devo comunicare e dove sto sbagliando, perché una come mia reazione fa capire l'esercizio che deve fare, come glielo faccio capire, perché no, io ti dico fai lo squat, porti il bacino in antiversione, fletti le ali, devi dimostrarlo sempre, il linguaggio adatto per quel tipo di persone. Io per esempio ho trovato una soluzione, correggetemi, gli esercizi glieli chiamo con un nome diverso, gliel'ho fatti memorizzare, ok? Lo spinal wave è l'onda, lo scorpio nella ribaltata, certo. Ci siamo. Guarda, vi faccio ridere con alcuni pazienti a cui ho insegnato alcuni esercizi di torsione, non a caso di allungamento della catena torsionale. L'abbiamo chiamato l'esercizio che non vi piace, perché erano così duri, costava così tanta fatica che ormai, se devo dire, quell'esercizio è l'esercizio che non vi piace. Adesso gli piace. Chiaro. Il problema, Emilio, sai cos'è? È tolleranza a sentire il movimento. È tutto lì parte. Tollerare il movimento, perché sento fastidio, non trovo il range, quindi no, cerco il compenso. Ci siamo? Come compenso, capito? E hanno un'anca molto rigida e tu porti la persona al limite del proprio range, è ovvio che ci sia un po' di dolore, però è un dolore che, se lui fa l'esercizio nella posizione corretta, è un dolore di allungamento, non è un dolore infatti dopo nel tempo ho finito tutto, perché apri le strutture. Considera che mi è capitato un ragazzo che faceva sempre l'elastico per la parte posteriore, stato risolto con il supine bridge, perché gli hai allungato la catena anteriore, la tua antagonista, e quindi sa usare meglio quella posteriore. Il supine bridge, e quindi la catena anteriore, anterior chain, con la caduta all'indietro, fondamentalmente l'appoggio e la caduta all'indietro, più praticamente, insomma, dice: guarda, non ho più bisogno dell'elastico, clamoroso, perché fondamentalmente la dipendenza dall'elastico, la dipendenza dalla leg extension, la dipendenza da mille tipologie di strutture è dettata dal fatto che tu non conosci veramente il tuo corpo. Però è una soddisfazione minima, piccola, ma è una soddisfazione grande in realtà, perché dici, cioè, un attimino, vedi che comunque passano i messaggi. E ripeto, conteggio tutto, perché devo capire anche io come sto lavorando e cosa posso dare realmente, quello che vorrei trasmettere a tutti, capito? Per migliorare, per cercare di trovare una soluzione migliore. Poi, se uno c'ha soluzioni migliori, io le accetto. Che dico, se uno mi dice, guarda, ma fammi vedere, dammi una mano, anzi, spero che qualcuno mi dia una mano in tutta sta, io dico sempre, follia di raccolta di informazioni, perché per me è fare ricerca tutti i giorni, quindi anche perché i numeri sono utilissimi, perché poi ti vanno a testimoniare il metodo di lavoro che fai, però devi anche sapere applicare un metodo di lavoro che funziona, e tu da 3 anni a questa parte hai dato un cambio radicale a questo tipo di lavoro. E i numeri portano i risultati. Cioè, l'elemento chiave è quello lì. Cerchi di sensibilizzare tutti in tutti i modi e soprattutto poni dei capisaldi dove puoi costruire le cose. A me il primitive mi ha permesso di costruire veramente le basi del lavoro. Mi ha cambiato tanto. E dopo tutto l'aspetto VTA del funzionale, che ci sono un metodo, sì. Però, ripeto, il primitive cambia molto le sorti della situazione, cambiano tante cose, tante, fatto costantemente. Quindi io quello che ho potuto notare numericamente è devastante, cioè impressionante. Cambiano proprio le strutture, modifiche dell'appoggio a terra, l'ampiezza del passo, tante cose cambiano. Poi misuro tutto, quindi io per me deve essere tutto misurato, ragiono da scienza applicata, quindi voglio misurare numericamente quello che succede. Ecco, questo. E poi tra l'altro non c'è da dimenticare una cosa che molti magari fanno finta di trascurare. Se tu hai un calciatore che gli previene l'infortunio anche in fase di preparazione pre-campionato, tu gli dai la possibilità in quelle settimane di prepararsi per l'inizio del campionato. Infatti noi abbiamo avuto continuità in questo aspetto. La continuità di poter lavorare con l'atleta, e gliela dai questa continuità con la prevenzione. Sto parlando di prevenzione, di lavori che se non li fai, l'atleta si fa male e non fa la preparazione, e quindi non gioca. Corretto, no, ma perdi numero, perdi giorni,
Cioè, non è questione di un affaticamento, so, a riposo, mezzo allenamento, un allenamento. Cioè, io quest'anno ho avuto una bellissima esperienza la prima parte di stagione con il mister, c'era recentemente Fontana, poi è arrivato un altro mister. Abbiamo dato continuità al lavoro grazie anche al supporto della società, come dicevo, ma abbiamo iniziato la preparazione in ritardo per il motivo del ripescaggio e altre cose. Abbiamo fatti tanti allenamenti compressi a ritmi alti, non si è fermato nessuno. Sì, squadra giovane, ok, ripeto, persone che non hanno lavorato mai a determinati ritmi. Abbiamo, io dico sempre, colpito il ferro, menato il ferro forte, lavorando tutti i giorni sul primitive, tutti i santi giorni, perché ho detto devo trovare una soluzione che mi cerca di mi supporti in quello che andremo a fare, perché devo avere le catene libere per poter lavorare. Se io non ho libera la struttura, qualche danno lo faccio. Questo è danni importanti. Danni, no, ma fai danni importanti, perché tanto se avviene una lesione muscolare perdi 20 giorni se c'è una lesione muscolare importante. Okay? Poi devi ricominciare. E poi devi ripartire, come dice Lorenzo. 20 giorni se fai un po' di studi. Poi un'altra cosa importante, gestione del recupero, gestione del riposo. Cioè, io un'altra cosa che bisogna aiutare la comunità, secondo me, in positivo, è questa. Cioè, io rifletto, si fa delle volte fatica, dopo sei mesi di lavoro, c'è la sosta di Natale, a star fermi una settimana, no? Che è fondamentale per rigenerarsi dopo tante partite, no? C'è una settimana obbligatoria ai giocatori, è dovuta. Quasi delle volte ci sono dei problemi, no? Analizzi un po', leggi nei giornali, robe, si fa lo spezzato, si riprende, ok. Ma io vi faccio una domanda, ma quando finisce a maggio la stagione e i giocatori sono fermi tutto giugno e fino alla metà di luglio molti, che si allenano, non si allenano alcuni e ritornano in condizioni all'inizio stagione che sembra devono rifare tutto da capo, secondo voi è normale? Ah. È normale? Cioè, secondo voi, una settimana che serve come il pane, magari si ragiona mentalmente, dico faccio lo spezzato perché ho delle necessità, può anche andare bene, ma io invito a riflettere. Star fermi sette giorni è un problema, però quando sei fermo due mesi e poi devi iniziare la preparazione? Anche perché la preparazione ricomincia a tutta, cioè si fanno due o tre giorni di corsetta leggera e poi si carica in modo esagerato, per cui cioè, questa è la norma, questa è la norma. È una cosa che non va, cioè bisognerebbe dare continuità. Io vedo per esempio molte squadre all'estero, una settimana, dieci giorni si riprende, cioè ci sono squadre che iniziano dopo una settimana, dieci giorni, cioè i 7-10 giorni ci stanno, ma non oltre. Non puoi andare oltre. Un atleta d'elite si può allenare dopo 7 giorni. Tutto, livelli di forza, di intensità, ti devi allenare. Cioè, tu devi essere performante, 7 giorni mi fermo, mi riposo, stacco, riposo le strutture, e ci sta nel periodo di Natale. Nel periodo estivo, un mese e mezzo è troppo. Cioè, gli estremi, 7 giorni se fanno problemi, però va bene, mese e mezzo estivo. Perché tanto dopo sì, poi dipende anche dallo sport, perché nel calcio c'è questa mentalità legata al periodo delle partite, quindi dell'agonismo. Ma se ragioniamo in altri sport, può essere l'atletica, lì non esiste. Le gare magari importanti sono quelle 4-5, poi tutto il resto dell'anno è allenamento costante, però sempre accumulato. Però ci si allena sempre, modulando per arrivare a pochi picchi. La cosa fondamentale che ho notato in questi anni è prendere i dati, anche questo, no? Perché i dati servono, non servono, perché quello non serve, non serve. Io sono andato avanti come un carro armato, testa bassa e pedalare, mi sono alzato sui pedali, servono i dati, si prendono i dati, il mio metodo di lavoro è questo. E ti porto per aiutarti, non è che io faccio le cose per arrivare lì e non faccio. Il metodo di lavoro è questo, si lavora con un metodo. C'è un metodo, va sposato, si prendono le informazioni, i dati. Nulla è lasciato al caso, io non faccio nulla al caso, è evidenza scientifica applicata, si lavora in questo modo, applicazione al campo, io sono stato formato in questa maniera, quindi non si lascia nulla trascurato, le ipotesi, forse sì, forse no. Cosa dice l'evidenza scientifica, come si applica in campo, dove devo migliorare? Cioè bisogna ragionare che bisogna migliorare giorno per giorno, e la parola chiave è allenamento secondo, lo ripeto, secondo i criteri di fisiologia, biomeccanica, anatomia, biochimica, eccetera. Conoscenza della materia a 360 gradi, perché se no diventa difficile, bisogna approfondire, relazionarsi, imparare ad ascoltare l'esperienza è importantissima, ascoltare, fondarsi sugli aspetti del libro, ma in campo non mi porto il libro, in campo mi porto quello che è l'applicazione pratica, il libro lascia il tempo che trova se io non conosco, le righe del libro sono lì scritte, il libro ti dice guarda è così, ma tu cosa hai capito, cosa estrapoli, come lo applichi, fare, cioè ci vuole... Bravo, lo atleta, devi fare. Va in campo, non rimane seduto, deve farlo. Bravissimo, bravissimo. Qual è la soluzione A? Qual è il piano A? Qual è il piano B? Cioè, si ragiona su più piani. Cioè, io poi prendo spunto da Lorenzo, che si occupa dell'osteopatia.
Non è che Lorenzo dice, un esempio, ho una dolore all'anca, prendo solo riferimento l'anca, ho finito. No, il problema è a 360 gradi. Talvolta è l'ultima delle cose. Bravissimo. Cioè, dove vado? Cioè, il problema è questo. Come lo risolvo? Cioè, soprattutto, io faccio un'analisi approfondita anche degli atleti quando mi arrivano. La stagione precedente, ripeto, le schede, le informazioni anamnestiche, prendo tutte le informazioni con lo staff medico, voglio sapere vita, morte e miracoli, quante partite ha giocato, che numero di minuti ha fatto. Tutto. Basta fare, Marco, basta fare dei test di mobilità articolare, in 5 minuti capisci la persona se ha dei blocchi articolari, quantomeno nei due fulcri motori fondamentali, che sono le anche e il cingolo scapolare. Sì, sì, no, ma basta fargli fare uno squat, Emilio, il bull squat, lo squat a muro, hai risolto il problema, capisci tutto. Quindi da lì io, con un elemento chiave, mi ha insegnato questo, squat a muro, un elemento, mi fa capire con chi ho in quel momento a che fare. Ti dico che 90... Al muro vai a valutare mobilità dell'anca, della caviglia, stabilità del bacino e della colonna e neutro articolare del cingolo scapolare. Domanda, quanto costa? Fondamentale. €0, quanto costa? Zero. Quindi quanto ci vuole? Non è che c'ho la scusa che devo prendere, capito? Cioè, questo. Però la semplicità, secondo me bisogna riportare la semplicità, semplificare le cose che hanno una complessità importante. Semplificare non vuol dire renderle nulle, ma renderle di una qualità e poi metterci il proprio rendimento, la propria qualità, il proprio aspetto. Cioè questi sono gli aspetti che determinano, secondo me, e sono quelle cose che fanno la differenza. Cioè, quell'elemento che ti dà quel quid in più. Poi, ripeto, io non ho la bacchetta magica, non faccio il mago di professione, quindi assolutamente cerco di applicare quello che mi ha insegnato lo studio, costante, giornaliero, cerco di confrontarmi tanto. Poi, ripeto, bacchetta magica non l'ha nessuno, però la cosa fondamentale che mi preme nella mia professione è la salute dei ragazzi, di farli star bene, da settore giovanile, se capita al settore giovanile, agli adulti, a chi per esso. Però scordiamoci, la chiave è allenamento. Il problema è non allenare. Alleniamoci, questa è la parola fondamentale. Alleniamoci sulle cose che servono, aggiungerei. Perché tutti si allenano. Abbiamo detto anche i dati che hai citato tu dagli studi. Cioè, tutti si allenano. Ma cosa fai e come lo fai? Bravissimo. Abbiamo parlato della differenza tra stretching e mobilità articolare. Hai citato tu stesso la confusione sul termine di mobilità articolare, che spesso nel calcio viene associato al lavoro con gli ostacoli, ok? Sì. Ma non è mobilità articolare. Lo dico, l'ho fatto anch'io per attivazione generale, ma non era mobilità articolare. Attenzione, io sono molto, molto onesto. Nei circuiti dove c'era la tecnica, c'era bisogno della palla per mettere gli slalom, ma prima era primitive. Certo. Prima era quello, dopo certo, andiamo di là, perché... ripeto, se quella è mobilità articolare, ragazzi, cioè, non c'è informazione il cervello, ragazzi. Ma qual è il problema, secondo te, di questa scarsa conoscenza, non della teoria, ma della pratica? Se nel calcistico professionistico i tuoi colleghi continuano a fare questi esercizi, qual è il problema? Ma guarda, io non lo so, io credo che molti con cui ho parlato conoscono pian piano il metodo, ne abbiamo parlato con molti ragazzi e molti colleghi. Io una spiegazione non me la so dare, probabilmente, non lo so, credo che ci sia una forma mentis impostata, che magari uno crede fondamentalmente in una cosa, faccio quello, è rispettabilissimo, attenzione. Credo che ci sia una forma mentis di questo tipo e magari ci vorrebbe maggiore sensibilizzazione, può darsi, io lo spero, è da riacquistare questa situazione qui, questo aspetto per dire guarda, facciamo qualcosa che può servirci di più, ma magari nel preallenamento, che fanno moltissime squadre, attenzione, quindi, però non è il semplice esercizio, ripeto, di core stability, cioè il problema nasce dal punto chiave, nasce da cosa? Cioè il primitive mi ha fatto capire, con la parte di tutto l'aspetto funzionale del VTA, mi ha fatto capire questo. Se la domanda era quella, mi sono posto, ascolta, Marco, gli infortuni come avvengono? Avvengono a millisecondi, quindi non sono controllabili. La prevenzione che tu fai può bastare? Ho conteggiato tutto? Non basta. Ho detto, aspetta, serve di avere un metodo che mi prepari a sopportare, passatemi il termine, i millisecondi ad altissima velocità per infortunio. Io ho ragionato così, non so come ragionano altri colleghi miei, molti colleghi ragionano così, sono preparatissimi, ci mancherebbe, e io confido e spero vivamente di poter contribuire
ad apportare un confronto con tutti gli altri, nelle mie capacità, nelle mie possibilità, quelle che posso noi, avere. Noi ci proviamo sempre, noi portiamo avanti il nostro modo di lavorare da 10 anni e i risultati ce li abbiamo, tu l'hai dimostrato anche con lo studio scientifico e continua a dimostrarlo con i dati di quest'anno. Lorenzo lo applica oramai, non so, forse da 6-7 anni, con i giovani atleti, lui stesso. Noi andiamo avanti, portiamo avanti questo lavoro, i risultati sono dalla nostra parte. Cerchiamo chiaramente di sensibilizzare un po' tutti a provare quantomeno, a sperimentare, a testare. Perché poi se tu testi e provi, se sei intelligente capisci che è una cosa che ti può servire. Se sei un atleta o se sei anche un professionista. No, ma io posso parlare anche dal punto di vista di chi l'ha provato su se stesso. E la differenza è la competenza nel movimento. Scopri di poter fare il movimento con molto più controllo. Questo lo dico da atleta, non da terapista. È quello che mi riferiscono i ragazzi. Quello che mi riferisco. Esatto, cioè scopri che per fare un gesto attivi il corpo in un altro modo. E posso dire un'altra cosa: da quando ho conosciuto questo sistema ho cominciato a ragionare anche in termini di terapia, non solo per far applicare ai pazienti gli esercizi, il primitive ad esempio, ma ho cominciato a ragionare io in modo diverso e a rendermi conto di quanto importante fosse sì dare la possibilità al corpo di funzionare meglio attraverso l'osteopatia, ad esempio, o la fisioterapia, ma soprattutto poi trasmettere quelle capacità motorie e quella consapevolezza ai pazienti. Questo mi ha fatto una differenza grande. La consapevolezza è la parola chiave che avete citato tutti e due. Cioè, senza quella non andiamo da nessuna parte. Assolutamente. No, quello chiudo con questo, quello che mi ha colpito tanto in alcuni ragazzi, la loro paura. Io veramente poi cerchi di capire l'atleta, perché per me è fondamentale capire l'atleta subito, io sono così, cioè cerco l'empatia di capire chi ho davanti e soprattutto la paura di dire io ho avuto sempre problemi ad esempio alla schiena, no? Speriamo di risolverlo. La cosa più bella che ci ho avuto quest'anno, un ragazzo che raccontavo a Emilio, che poi si è trasferito nella sessione di mercato, mi ha detto: guarda, io non credevo di poter resistere a quello che ho visto, perché ha detto era la mia prima esperienza a questo livello, e di conseguenza adesso andrò in un'altra squadra. Mi ha detto: ti chiedo una cosa, posso continuare questi esercizi? Perché conoscevo questo metodo che mi era stato insegnato da un altro tuo collega, da un trainer VTA, e mi ha detto: guarda, io non avevo sostenuto mai tutti questi carichi. Ha detto: la prima volta che sono riuscito a finire una preparazione non mi sono mai fermato, e aveva un passato abbastanza pesante a livello strutturale. Ripeto, mi ha fatto piacere averlo aiutato. Il fatto grosso è importante una cosa: ci vuole un bagno di umiltà incredibile, perché bisogna capire i ragazzi e soprattutto vedere che quando non hanno più quei dolori riescono a fare tutti gli esercizi senza alcun tipo di problema. Credetemi, io almeno è una soddisfazione incredibile, perché comunque li vedo contenti. Quello è l'obiettivo del tuo lavoro. E vedi, sì, l'obiettivo del mio lavoro, il mio bene sono i ragazzi, io posso aiutarli soltanto, cioè non vinco io, vincono loro, cioè loro sono che vanno dentro, cercano di far massimo e da tutto nella vittoria e nella sconfitta. Io posso solo aiutare, in quel momento è quello che può fare, e questo credo che debba essere. La macchina che va in pista è la macchina, ma chi è che la prepara la macchina? Chi è la macchina? La mette a punto, sei tu. Il meccanico, soprattutto faccio un esempio, correggimi Lorenzo, correggimi Emilio, io credo questo e lo credo fortemente: quando porti una Ferrari, io piace la Ferrari, quindi porti una Ferrari, no? La Ferrari è fatta per correre, no? Come mi ha detto sempre un mio amico che si occupa di ingegneria meccanica, e il motorsport prevede che tu vada forte in pista, no? E facevo un esempio molto palese, no? Prendiamo Spa-Francorchamps, circuito dove si esce da Le Rouge e si entra nel Radillon a 320 km all'ora, ok? Una Ferrari, io dico questo, può essere allenata ad andare a 60 km all'ora all'uscita dello Rouge per entrare a Radillon?
arriva a 60, deve arrivare a 320 subito, deve essere preparata a tirare i motori, ok? Il motore degli atleti va tirato, va allenato, perché gli adattamenti si creano superando le barriere, andando in difficoltà, sentendo i dolori, non cercando di sovrare le zone di comfort. La zona di comfort né a livello mentale né a livello fisico ti porta a niente. È come la Ferrari, o gli tiro il motore o se no non vado da nessuna parte. È questo il fattore. La Ferrari o la macchina di Formula 1, chi che sia. Cioè il ragionamento è questo, la macchina uomo va allenata secondo logica. E questo deve essere la chiave. Non seguiamo le mode, seguiamo quello che serve. Questo è che va fatto con gli elementi che dicevamo prima. Io con questo credo di aver concluso. Non so se ci sono altre domande, Emilio, da parte tua. No, è stato chiarissimo e preciso. Io spero di essere stato chiaro su tutti gli aspetti. Ecco, questo assolutamente. È tutto certo. Molto interessante. Vorrei fare chiudere con due parole a Lorenzo prima della parte tecnica mia. Se vuoi aggiungere qualcosa, Lorenzo. Ma guarda, secondo me è stato detto veramente tanto, anche tutti gli esempi che sono stati portati sono veramente notevoli anche dal mondo del calcio e di numeri, perché effettivamente senza i numeri si può parlare di tanto, ma si cade nel anche nel poter essere puntati facilmente, per cui complimenti per tutto il lavoro che è stato fatto, che viene fatto. Per quanto riguarda i trattamenti, quello che può fare la fisioterapia e l'osteopatia in questo, ritengo che ci possa essere un grande connubio sia nelle competenze che nell'applicabilità, per cui i trattamenti che vengono fatti comunque mirano sempre a cercare di dare una mano al corpo a esprimere la sua potenzialità grazie a una libertà articolare e a una competenza neurale, quello che abbiamo detto fino adesso. Per cui secondo me, ad esempio il Primitive, ma in realtà tutto il metodo VTA offre degli spunti basilari per questo, sono delle metodiche che insegnano al corpo a muoversi e questo vuol dire salute. Sia prestazionale che salute, punto. Salute per arrivare sani e stare bene anche in avanti con gli anni. Non dimentichiamoci che un corpo che si muove bene è un corpo che è in grado anche di far fluire meglio il sangue, ad esempio. Il sangue è un elemento fondamentale per la salute di tutti i tessuti. Senza voler entrare in ambiti troppo ampi, però il corpo che si muove bene può funzionare bene. Questa è una cosa da dire e vale per tutti. Assolutamente. Bene, bene. Grazie mille Lorenzo e Marco. Io grazie a voi. Grazie a voi, grazie Emilio. Grazie anche a te, Lorenzo. È un immenso piacere. Che questo nostro questa iniziativa, magari ne faremo delle altre, magari su altri temi, perché sento che c'è la necessità di parlare della prevenzione degli infortuni negli sport in particolare. Sembra un tema che tutti ne parlano, tutti l'affrontano, ma spesso magari non nel modo più completo. E quando parliamo di modo completo parliamo di numeri, di dati scientifici, ma anche di esperienze sul campo. E voi due avete portato in questo video l'esperienza vostra sul campo, che è quella che conta più di ogni altra cosa. Quindi vi ringrazio ancora una volta e magari alla prossima occasione andremo a parlare della spalla o piuttosto che dell'anca, di un'altra articolazione. Sì, certo. Bene, concludiamo questo video con un concetto che ci teniamo a ribadire, perché è quello che caratterizza il metodo VTA e che ne dà i risultati sul campo dal 2009 in tutti i contesti applicativi, dal mondo professionistico sportivo a quello dell'allenamento fisico delle persone comuni. Il corpo umano è fatto per muoversi nello spazio che lo circonda e per farlo in maniera più congeniale alle sue possibilità evolutive non deve avere restrizioni o squilibri neuromotori. Blocchi articolari derivanti da scarsa mobilità dei fulcri motori primari, anche e cingoscapolare, e disfunzioni motorie legate a scarse capacità propriocettive e coordinative creano degli scompensi posturali e neuromotori che,
Quando viene richiesta una prestazione fisico-atletica ad alta intensità, come nel caso dei calciatori professionisti, portano inevitabilmente all'utilizzo errato delle strutture muscolo-articolari. Questo si traduce in una serie di eventi che predispongono a sovraccarichi irregolari che terminano con infiammazioni e lesioni, sia muscolari che articolari. Tutto questo può e deve essere prevenuto attraverso dei lavori di mobilità articolare globali e dinamici che, mentre vanno a migliorare i range motori delle articolazioni fulcro dei movimenti, ne stabilizzano le articolazioni più deboli, ad esempio le ginocchia, e educano l'atleta al movimento nello spazio che lo circonda, costruendogli propriocezione e coordinazione dinamica. Il corpo si muove nei tre piani di movimento ed è qui che deve essere allenato per poter essere in grado di muoversi in sicurezza esattamente dove poi dovrà agire in campo. Gli schemi motori nel calcio implicano una perfetta sinergia di movimenti nei tre piani dello spazio ed è questo che deve essere il focus dell'allenamento in fase di preparazione, sia per un discorso di prevenzione che di incremento della performance fisica ad alta intensità richieste in uno sport situazionale a richieste miste come il calcio. Ringrazio Lorenzo e Marco per il loro gentile e prezioso contributo e spero che questo video possa essere da stimolo verso un cambiamento per il bene di tutto il movimento calcistico e sportivo italiano, perché il futuro dello sport è sempre degli atleti e se siamo in grado di preservarli dagli infortuni mentre li prepariamo al massimo della loro performance fisico-atletica, è l'intero mondo dello sport che ne beneficia. Un saluto a tutti e buon allenamento funzionale intelligente a tutti.